qua, la GM 84H infrarossi, GPS, possiamo anche guidarlo. Bene, allora abbiamo preparato questa missione, qua c'è l'F-18 con il carico delle bombe che abbiamo messo a bordo, l'84H, e qua abbiamo 3 punti, 1, 2 e questo è il target, il target che è sopra questo carro armato. Quindi adesso andiamo a settare le due bombe. Lui quando sganciamo percorreranno punto 1, punto 2 e poi andranno verso l'obiettivo. Qui lo agganceremo con il pod che abbiamo a bordo e negli ultimi 10 miglia possiamo cambiare anche l'obiettivo. Magari da qua lo portiamo a distruggere questa casa qua. O questa qua, vediamo un attimo se funziona tutto, perché non ve lo assicuro, non è una delle prime volte che sto provando a farlo, vediamo un attimo. Ecco qua, adesso siamo in cabina, dobbiamo prima di tutto mettere in pausa, perché sennò qua diventa un casino. Allora, mettiamo in pausa, scaldiamo i missili e accendiamo il pod. Mettiamo le stazioni in OO, ok. Adesso abbiamo questa 2, questa è la stazione 8. Le portiamo ambedue in volare alto, ok. In fuse, le mette in automatico quando le schiacci uno, tutte e due in istantaneo. Distanza è 15, ma poi noi andiamo a modificare, mettiamo a 10, andiamo a modificare, mettiamo 15. Perché? Perché la distanza è quella che ci comunicherà il display del pod, questo qua col canale 2, vedete? Ci comunicherà la distanza che vogliamo che il missile ci trasmetta a noi dov'è, e noi invece da 10 miglia lo porteremo a 10, a 15. Porca miseria. Va bene, allora display. Andiamo a dirgli che tipo di relays e noi. Ah, prima dobbiamo armare. Andiamo un po' qui. Ok. Allora, display. Andiamo a dirgli tipo di relays. Tipo di relays è manuale. Tipo di missione. Allora, a questo momento qua gli dobbiamo dire tipo di missione. Tipo di missione è. Abbiamo inserito i nostri punti waypoint e li portiamo al target, cioè 1, 2, il terzo è il target e noi lo formiamo target. A questo punto gli trasmette al computer sulla stazione 2 le coordinate del target, vedete? E lui è a posto. Ritorniamo, questo è il tuo OO sulla stazione 2. Perfetto, andiamo adesso a dirgli lo step, gli diciamo guarda che devi fare così, vai sul waypoint 1 e lo inserisci, vai sul waypoint 2 e lo inserisci. A questo punto il 3 non si mette perché lui quando vede che non c'ha più inseriti waypoint, lui sa che deve andare sul terzo, che perché il terzo è il target. Se fosse stato il settimo, l'ottavo, il quinto, sarebbe andato là. Perfetto, allora andiamo sul wept, queste sono le stazioni 2 e cambiamo, adesso dobbiamo cambiare la distanza. Display UFC distanza, lo portiamo a 15. Perfetto, andrà a 15, vedete la distanza adesso sarà 15, cioè il missile trasmetterà le comunicazioni all'aeroplano a 15 miglia. Allora, questa la stazione è già pronta, lo dobbiamo rendere SOI. Una volta reso SOI non succede niente perché dobbiamo lanciarlo. Ok, adesso lo lanciamo, ready, ok. Vedete che incomincia a segnalare come si dice, le miglia che ci sono a distanza dal coso, dall'obiettivo.
quindi possiamo aspettare tranquillamente, metterci sì, il sensor siamo in right, il sensor è messo nel right, quindi farlo in tutorial, mettere anche le cose tutte non riesco. Quindi questo è l'unico che ho fatto in italiano, accontentatevi perché sono diventato matto a farlo. Comunque questo l'abbiamo sganciato, andiamo a vedere dov'è. Adesso gira a destra, ora va verso l'effettivo, eccolo qua, ha già raggiunto, vedete, il 15 miglia e noi adesso, questo qua è quella croce così, è quella che vedete dove sta puntando l'obiettivo lui, la testa del missile. E noi vediamo un attimo quando ha finito di fare la virata, incomincia a scendere, lo andiamo a seguire e vediamo se c'è qualcosa di più interessante da abbattere. Eccolo lì, dove va? Voilà, adesso c'è nulla, non troviamo neanche niente. Canale 2, perché se lo mette lui, ma io non riesco a capire perché. Vediamo che si riesca a vedere qualcosa. 4 miglia, qua non si vede niente. Mettiamo in black, ha beccato proprio una giornata di nulla. Porca miseria. Vabbè, dai, questo è depresse, gli diciamo di andare lì su e voilà. Abbiamo distrutto questo. Ok, adesso qua ce l'abbiamo fatto, dovremmo fare la stessa operazione su questo. Noi mettiamo le stesse coordinate, perché se non ci fa vedere è nuvolo, se non ci fa vedere però dove lo dobbiamo buttare. Comunque il meccanismo è quello. Quindi qui adesso abbiamo un ready, 15 la distanza, proviamo a vedere se con 10. Enter, on time, perfetto, per relation, manuale, le stesse coordinate, distanza 10, perfetto, return, è ready, perfetto, adesso dovrebbe essere in posto, SRAM, lanciamo anche questo. E questo vedete che non va, perché non ha beccato, secondo me non va, perché qua non mi dice, ah forse canale, aspettate un po', mi ha cambiato canale, eccolo qua, è andato sull'8, vedete, però io questo non riesco a capire, perché se ne va in automatico, certo non possono avere due canali per quello che devi sparare prima uno e poi l'altro. Però se uno mette il canale 1, 2, 3, 4 dovrebbe vederli tutti e due, e invece non me lo fa. Comunque adesso questo qua è a 24 miglia e designate, ha disegnato lo stesso punto di dove era, dove è andato il primo. Quindi aspettiamo di vedere qualcosa. Si dovrebbe illuminare questa volta a 10, non più a 15, ma a 10. Cosa? Miglia. Se non lo dici, 10 miglia. Adesso siamo a 19,8, questo viaggia come una spigola. Entro a vedere, 14. Speriamo, se no un fallimento, costa 3 milioni sto missile, se no può darsi che andavo, se andavo più basso può darsi che riuscivo a vedere, ma può darsi che riusciamo a organizzarci, perché magari lo vedo qualcosa di più, perché più basso non c'è nulla, eccolo qua, vedi, allora possiamo vedere.
farlo andare di qua, andare a cercare qualcosa. Per esempio, andiamo a cercare. Oh, cosa ha fatto? Dove? Ah, si è alzato. Vediamo un po'. Questi qua. No, quelli sono. Beh, facciamo fuori questo. Cos'è? Non lo so. Lo puntate sopra, andiamo a vedere che com'è. Facciamo ancora in tempo? Ma sì, dai. Voilà, non lo so. Comunque il meccanismo è quello lì. Spero di avervi fatto capire su questo missile che mi ha fatto diventare matto, perché sono tutti in inglese. Ho chiesto a Johnny Bravo se poteva farne uno, dovuto. Non me ne ha fatto e quindi l'ho fatto io. È sempre gentilissimo, però questa volta ha sgarrato Johnny. Vabbè, comunque spero di avervi aiutato e spero magari che un giorno Johnny Bravo ne faccia uno professionale come sa fare lui. Comunque grazie a tutti, solo per la buona volontà, se mi volete mettere un mi piace mi fa piacere. Grazie a tutti, alla prossima.